Ancora una volta buongiorno a tutti, io sono Romano Di Vivo, mi occupo di sostenibilità per CropLife International, l'associazione internazionale che si occupa delle tecnologie agricole, e fino a qualche mese fa facevo parte anch'io del team di Cattolica e quindi collaboravo ancora una volta sulle tematiche della sostenibilità. Oggi ho pensato di condividere con voi una sorta di mind mapping, quindi una presentazione molto semplice che mette insieme alcuni elementi che vengono fuori un po' da questo titolo per la nostra conversazione di oggi, quindi trasporre la biodiversità in paesaggio funzionale. Allora, analizziamo un attimo questi elementi. C'è innanzitutto un elemento legato, opla, è un elemento legato alla biodiversità, quindi alla varietà di forme viventi che chiaramente vogliamo analizzare, vogliamo capire come questa possa essere trasposta all'interno di un paesaggio funzionale, quindi di un territorio e delle caratteristiche che ne influenzano l'utilizzo, ma abbiamo anche l'espressione funzionale, quindi vogliamo capire quali sono le funzioni svolte dal paesaggio e come queste funzioni in realtà vanno a beneficiare di questa trasposizione della biodiversità. Quindi il nostro obiettivo è alla fine quello di capire qual è l'impatto che il nostro investimento, la nostra azione sulla biodiversità in qualche modo ha sui servizi ecosistemici. Quindi, praticamente tutti i benefici che l'uomo può estrarre dalla natura. E in questo esercizio io mi sono imbattuto in una serie di riflessioni che fanno parte anche di tutta quanta la documentazione scientifica disponibile probabilmente negli ultimi decenni. La prima è sul fatto che possiamo investire sulla qualità del suolo, quindi sul tipo di suolo, le pratiche di gestione che influenzano sia i caratteri fisici che chimici, ma anche, come ci diceva Edoardo prima, la diversità microbiologica dei terreni e quindi che influenzano direttamente la produzione all'interno della vigna. Ma possiamo anche prestare attenzione alle essenze erbacee, arboree, arbustive che all'interno, attorno al vigneto, possono andare a influenzare anche la composizione aromatica del vino e quindi che ci possono dare praticamente un prodotto di una qualità diversa. Ancora una volta, spesso quando guardiamo al vigneto lo vediamo come un posto bello, quindi la biodiversità contribuisce anche al valore paesaggistico di questo areale. Ed è un elemento non trascurabile, in cui in qualche modo vediamo che il buono e il bello viaggiano probabilmente di pari passo. Poi ci sono degli elementi legati alla genetica, quindi c'è una varietà, c'è la possibilità praticamente di andare ad investire, andare ad investigare la variabilità intervarietale della vite. E capire praticamente come questa possa anche offrire delle opportunità di adattamento, di superamento di problemi di resistenza, di produttività, e quindi ci possa aiutare praticamente ancora una volta ad avere un risultato migliore all'interno della nostra attività produttiva. Però il discorso è ancora più ampio perché in realtà la biodiversità può certamente contribuire a risolvere altri problemi di gestione dell'areale. Io qui ho menzionato l'erosione, ho immaginato una vigna con una struttura a terrazze, quindi ho immaginato dei margini di campo micro che in qualche modo consolidino i gradini e quindi possano aiutare ad arginare un fenomeno erosivo. Come vedete, praticamente tutti questi elementi dialogano sì con la biodiversità, ma dialogano anche con i servizi ecosistemici e ancora di più dialogano con l'idea di produrre un effetto positivo anche sulla produzione. Quindi stiamo vedendo che in qualche modo questa trasposizione della biodiversità all'interno
del paesaggio produttivo non è solamente a vantaggio dell'ambiente, ma è a vantaggio evidentemente di tutta una serie di servizi ecosistemici che possono influenzare positivamente la produzione vitivinicola e quindi possono avere un impatto economico importante. E come dicevo prima, questi elementi non sono elementi nuovi, sono elementi che vengono fuori da una letteratura molto ricca dal punto di vista scientifico, ma anche una letteratura ricca dal punto di vista degli standard certificativi e quindi anche legata ad elementi finanziari importanti, come per esempio i crediti, i carbon credit, ma anche i pagamenti per i servizi ecosistemici. E c'è anche diciamo, una rilevanza importante per molte aziende di dimensioni più grandi, laddove si affacciano anche con i loro bilanci alla divulgazione di informazioni non finanziarie. Quindi entriamo ancora una volta nel campo diciamo, della divulgazione delle informazioni di sostenibilità, ma per diciamo, un target di tipo finanziario, ma comunque estremamente importante e estremamente rilevante. Ora, tutti questi servizi ecosistemici e questi benefici per la produzione che possiamo andare ad attivare attraverso queste soluzioni positive per la biodiversità sono chiaramente legati all'opportunità di poter contare su un'ampia convergenza di tecnologie, di pratiche, di tradizione, di innovazione, ma soprattutto di collaborazione tra i vari soggetti che utilizzano il paesaggio. E questo è un concetto molto importante perché parliamo di investimenti importanti, investimenti che possono avere chiaramente un ritorno sulla parte economica, ma anche sulla parte ambientale e sociale, e quindi parliamo di un investimento molto importante per la sostenibilità, ma parliamo anche di responsabilità diverse all'interno del paesaggio e la necessità di ricondurre ad unità tutta una serie di soggetti che operano all'interno del paesaggio. E questo è estremamente importante anche perché, diciamo, questo tipo di complessità si può portare effettivamente a operare un'agricoltura migliore. Ed è lo vedete a questo fiore che ho rappresentato, un tema molto complesso, ma che possiamo anche questo semplificare e vedere che ci sono degli elementi politici importanti, ma anche incentivi economici, incentivi sociali. C'è bisogno ancora di poter contare su elementi di ricerca e di innovazione e chiaramente queste collaborazioni abbracciano tanti elementi diversi. Abbiamo sentito prima dalle presentazioni di altri due colleghi l'aumento anche della diffusione e dell'utilizzo di tutta una serie di dati in agricoltura, quindi anche l'agricoltura digitale lì ci può aiutare moltissimo, i big data, ma anche il fatto che si possa contare su dei modelli finanziari importanti, ci aiuta a effettuare degli investimenti che potrebbero richiedere risorse che devono chiaramente essere disponibili. C'è bisogno di condividere conoscenze, promuovere l'apprendimento, ma anche valutare l'impatto, capire effettivamente che cosa dà benefici e che cosa incontra invece delle barriere. E quando questi benefici o queste barriere si manifestano anche nel tempo, in modo tale poi da poter basare i propri investimenti su questo. Richiede un supporto professionale, richiede, diciamo, un'attenzione particolare quindi anche alla connettività del paesaggio. A volte è un elemento che sottovalutiamo, quindi il fatto che andando ad investire comunque in tutte queste aziende agricole, in realtà creiamo anche poi una sorta di autostrade per le varie specie per le quali andiamo a ricreare questi habitat. Quindi anche la possibilità di collegare queste infrastrutture ecologiche evidentemente migliora complessivamente la resilienza del nostro passaggio, del nostro paesaggio, quindi migliora complessivamente la qualità dell'agricoltura. E i benefici che possiamo trarre attraverso i sistemi
i servizi ecosistemici, ma anche attraverso chiaramente prodotti di grandissima qualità come un buon bicchiere di vino. Io mi fermerei qui e chiaramente sono disponibile a qualche domanda. Grazie.